Questo è lo skatepark più grande d'Europa. Raga, è assurdo, fate un giro, è assurdo, è assurdo. 1000 chilometri quadrati di puro skateboarding e nient'altro. C'è pure una pump track enorme. Non ha senso questo skatepark, non ha senso. Qualsiasi cosa tu voglia, c'è. Aprite in fretta. Vai, fratellisca. Ore 4 inizia il nostro skate trip per l'Europa. Ci aspetta un lunghissimo viaggio con destinazione Zurigo. E il primo dei tanti treni che prenderemo è diretto a Milano. Ho la tosse. Come inizio direi top. Beh, iniziare un viaggio con la tosse ad agosto. Vabbè, avete capito che non sono da solo, con me c'è Nicolas, un amico di vecchia data. Lì abbiamo i nostri mezzi. Ho sonno, molto sonno. E infatti non ho fatto altro che cercare di dormire per il resto del viaggio. Secondo treno per una città sconosciuta ai confini della Svizzera. È lusso. La Svizzera si avvicina e si vede. Terzo treno per Lugano, che è pure arrivato in ritardo. E siamo approdati ufficialmente in Svizzera. Ci avviciniamo. C'è la rete wifi gratuita qui, perché mi fa 160 mega in download e 260 in upload. Se ci è andata bene col wifi della stazione, non ci andrà bene sul quarto treno per Basel. Tutta la tratta in piedi. Meno male che c'erano dei panorami stupendi. Comunque, siamo finalmente sul quinto e ultimo treno della giornata per Zurigo. Siamo ufficialmente arrivati a Zurigo. Siamo partiti alle 4 del mattino ed è mezzogiorno. L'obiettivo di adesso è trovare l'ostello e soprattutto trovare il skate shop per comprare. Ecco appunto, mi è partita la ruota. Trovare lo skate shop per cambiare la vita, questa cosa qui. Non poteva avere tempismo migliore. Sì, sono partito con una linguetta di una lattina al posto del bullone. E dopo questo sei libero di insultarmi qua nei commenti. Però almeno la ricerca dello skate shop ci ha permesso di visitare la città. Gelato 4 euro. Abbiamo un problema. Lo skate shop è chiuso, solo che senza skate, a parte che mi rode tantissimo. Mi spiace un po' non avere lo skate. Domani appena apre lo skate shop mi fiondo lì. Uno skate shop a bullone. Andare a cercare lo skate shop. Sono un bullone. Letteralmente diventando scemo. Sì, era un bullone. Abbiamo scoperto solo dopo che era la giornata nazionale della Svizzera. Questo ci ha regalato una serata pazzesca, ma la giornata si è conclusa senza skateboarding, purtroppo. E arrivare in ostello, dormire male. Secondo giorno, colazione con una brioche avanzata del giorno prima. La gomma piuma. Mi metto sui miei calzini bucati e si parte alla ricerca dello skate shop. Napoli centrale. Bro, ma che cazzo sta succedendo? Dai, dovremmo esserci, dovremmo esserci. Boardyard, trovato. Eccolo qui, qua in mezzo. Che roba strana. Troppo. Così veniamo accolti in quello che non solo era uno skate shop, era un vero e proprio produttore di tavole di ogni tipo. Che figo, ci ha fatto vedere il suo laboratorio, è stato super gentile. Ho finalmente la mia tavola con il bullone. Dio. Che bello, sto andando sullo skate. Che liberazione, raga. Ora basta parlare, andiamo nello skate park più grande d'Europa, uno dei più grandi d'Europa. Ci siamo arrivati. In realtà quella è la pump track, dietro c'è lo skate park, ma già la pump track è enorme, però mi interessa lo skate park. Raga, ma è gigante! Ok, siamo ufficialmente arrivati allo skatepark ed è ufficialmente lo skatepark più grande dove io sia mai stato. È enorme! È enorme!
Anche volessi fare un trick per ogni ostacolo non ce la farei, non avrei abbastanza tempo. Iniziamo a fare un giro. Pensate che ci hanno messo quasi 3 anni per costruirlo. È stato inaugurato nel 2013 come uno degli skatepark più grandi d'Europa, forse il più grande d'Europa, forse secondo solo a quello di Amsterdam. Comunque 1000 metri quadrati di cemento e puro divertimento per noi skater. Guardate da queste riprese aeree che ho recuperato quanto effettivamente è esteso e quanto ci sia qualsiasi cosa tu voglia. Dallo street alla bow. Raga, è assurdo, ho fatto un giro, è assurdo. Sono troppo contento. Non ha senso questo skatepark, non ha senso. Qualsiasi cosa tu voglia, c'è. Poi ci credo che nasce la gente mega forte. Damn, raga, voglio vivere in Svizzera. Non posso andarmene senza fare qualche tricchino. Abbiamo pochissimo tempo perché dobbiamo andare a nord della città per uno spot ancora più incredibile. Però qualche tricchino lasciatemelo fare, giusto 2. Let's go, man! I take it! I feel it! Nice, man! That is a clip, guys! Let's go! I need your Instagrams. Yeah! Yeah! Let's go, guys! Hey, let's go! Jersey Barrier. So much fun! Ed è incredibile come di tutto il park, di tutto quel ben di Dio, noi ci siamo divertiti come degli scemi a skateare un New Jersey. Lo skate è veramente una figata. Madò quanto sono simpatici i ragazzi. Ci sono questi due ragazzi che ho beccato, che appunto sono quelli con cui ho skateato, e sono troppo simpatici. Mi hanno raccontato un po' di spot, un po' di cose. Ora ho il telefono scarico, ci vediamo nel nord della città. E vedere come ricarichiamo le energie. Cioè, tu hai preso lo zaino grande per poter mettere 2 litri di latte al cioccolato. Esatto. Sto mangiando questo color Pantone, un bel giallo fluor. No, però vi devo dire. Ti devo dire. Madò! Questo dovrebbe essere Macba Zurich o l'Infinity Ledge di Zurigo. L'avevo visto ieri. Per caso, ma me l'ha consigliato uno dei local. Ci voglio fare qualche tricchino. Però non era in programma passare di qui. Siamo arrivati all'Etten Park. Questo laghetto non è tutto in realtà, c'è una piccola surprise. Questo è lo spot più figo che io abbia mai visto. Chi se ne frega del park più grande d'Europa. Guardate che figata. E poi quel ponte. Quel ponte è bellissimo. Mi sembra un'ottima idea usarlo come trampolino. Ah!
We the top 10. UGK the major, we not playing, it don't stop here. Traffic lights, we going, know the time until the clock, yeah. Bands on roll, we doing digi to the whole block clear. Yo, what you got there? Oh, did you not hear? And he's taking over and we got the whole shop, yeah. Heard she wanna know me better, but I'm on the top 10. Gotta match my energy, you see I'm in the top, yeah. Con immensa tristezza abbiamo dovuto lasciare lo spot di Letten. Wow, che figata, penso tipo lo spot dei sogni di qualsiasi skater. Super semplice, ma le rampe che ti servono, che girano bene. Spero di tornare qua un giorno, però veramente, veramente una figata. Tempo di ricaricare le energie in modo molto discutibile. Beh raga, se venite in Svizzera è la cosa che più conviene, cioè con questo avete le calorie per una giornata e costa un euro. Ora, pausetta tattica in questo posto, very nice, che tra l'altro è attaccato alla Prime Tower, è una delle torri più grandi della Svizzera e nonché anche uno spot, ci sono due ledge molto carini. Eccola qua. Beh, devo dire che è abbastanza imponente comunque. Cavoli! Hanno skate stoppato tutto. Non lo sapevo, non me l'hanno detto i locals. Oppa! Era così sketchy. Però sono una merda da skateare queste piramidi. Lo so, sono proprio brutte. Non mi piacciono le volte. Nice. E così si conclude il nostro soggiorno da skater a Zurigo. Io me ne sono innamorato. Fammi sapere la tua con un commento qua sotto, sono molto curioso di sapere cosa ne pensi. Ma come flat ci sta. E anche se sono completamente distrutto, non ce la faccio più. Mi preparo ad esplorare Praga. Se non l'hai già visto, il video di Praga lo trovi proprio qui. Peace guys, al prossimo video and keep pushing. Ciao. Una colazione dei campioni. Cioè, dovrebbe essere la strada per arrivare all'ostello. Voglio, questa sarà la nostra cena, dei biscotti, birra al cioccolato svizzero. Non c'è da cucciolo. Mentre sentiamo una scimmia. Cavolo di bullone.